quando arrivava in bicicletta, l'appoggiava lì fuori alla colonna e poi entrava dentro, salutava e si metteva a sedere. E a quel punto ti poteva raccontare un archivio intero. Su Pontedera era un archivio storico. E quando ti raccontava, te lo raccontava in un modo che ti sembrava di viverlo. Come avveniva e da dove e in che periodo il trasporto da Pisa a Pontedera? Partiva dal porto che si trovava alla... alla cittadella di fronte, no? Partivano i barconi da qui da Pontedera. Scendevano la corrente, no? Andavano a favore di corrente, quindi arrivavano direttamente fino a Pisa. Poi a Pisa caricavano le merci, no? E ritornavano su. Mettevano anche una vela, no? Se c'era vento, no? Quando uscivano da Pisa, allora due scendevano e tiravano il saio. Cioè, era una corda lunga 20, 30 metri, 15 metri, capito? Che e stavano uno sulla sponda destra e uno sulla sponda sinistra. No. Stavano tutti sulla sponda. Se si guarda la corrente, la destra è dalla parte di Calcinaia. Andando verso il mare. Tornando a Pontedera, sono sulla sinistra. La regola è quella. E la sponda destra è sempre riferita alla corrente. Alla corrente. E quando tornavano su, camminavano per questo viottolo. No. Che era fatto dove? Lungo la riva dell'Arno. Fuori dell'acqua. Sì, fuori dell'acqua. A 5, 6 metri, 4 metri, 7 metri, secondo come... Era pulito sto viottolo? Pulito come qui. Come ci camminavi sempre? Quanti viaggi facevano? Facevano viaggi secondo il carico, non lo so quanto ne facevano, ma io penso che ne facessero uno al giorno, perché uno deve andare giù, poi uno deve ritornare da Pisa lungo l'Arno e viene a piedi. I padroni di Warca e Barcone, te li ricordi? Barcone ce l'avevano... Oscar c'aveva il balcone, okay. E c'aveva anche il bagno. Oscar me lo ricordo bene perché c'aveva il balcone e c'aveva anche le barche che si prendevano noi la domenica, noi ragazzi, sai? Ci dava, ora mi ricordo una lira, due lire, no? A quel tempo. E si andava verso il canale d'Usciana lassù. A pescare. Sì. Al bufalo? Al bufalo, si andava al bufalo, poi si entrava nel canale d'Usciana dove c'è le chiuse, si portava la padella e l'olio, invece si pigliava e si faceva e si friggeva. Mamma mia, che bel tempo! E lì il porto a Pontedera era proprio lì a Boccadera, dove c'è quell'ascesa. Lì c'era anche una fornace? La fornace c'era. Che fornace era? Dei braccini? No, era dei leoncini. Dei leoncini. Levavano la sabbia di lì? C'era, quando l'Arno cresceva ci portava tutta la mota, no? Tutti i depositi. E poi l'estate facevano mattoni lì da queste cose. Con la mota dell'Arno? Sì. Dove finiva la salita di quello lì? Te lo dico io dove. Dove era preciso... Quella salita murata lì di muro, sì, nella sponda. Lì c'era Bella di Mai, c'era, no? Cos'era sta Bella di Mai? Che l'ho sentita rammentare tanto. Bella di Mai era un palazzone grande, con un grande cortile dentro, no? Che era dei leoncini. Leoncini della cava, no? La chiamavano Bella di Mai perché di regola
la gente che abitava lì emigrava, andava in Francia, andava a Marsiglia. E c'ho anche un libro io di questa Bella di Mai. C'ho un libro proprio di Bella di Mai lì e di Bella di Mai in Francia. Era, te l'ho detto, ci sarà stato 50 famiglie in questo palazzo. Erano emigranti che andavano a lavorare là e poi ritornavano lì, come i mattonai andavano in Piemonte e poi ritornavano. E loro andavano in Francia. Ma andavano a Marsiglia? A Marsiglia c'è un rione chiamato Bella di Mai. Qui si dice Bella di Mai, laggiù era Bella di Maggio, capito? E qui Bella di Mai.